Bene, un saluto a tutti gli amici Android Blog e Edge Mobile. Quest'oggi stiamo presentando lo Stonex, in recensione lo Stonex STX-S. Eccolo qui il dispositivo. Poi lo andiamo a vedere. Troviamo in confezione, oltre alla classica manualistica, questo caricatore davvero piccolo, molto piccolo, buono per essere trasportato. Troviamo poi queste cuffie molto, molto carine, in ear, in alluminio mi sembra, con i gommini, comunque di buona fattura. E poi l'ultimo, il classico cavo USB. Bene, direi allora di togliere tutta questa questo po' di roba e andare a vedere il telefono. Allora, parliamo di un telefono con un display da 4,5 pollici, 960x540 pixel, IPS LCD. Abbiamo un processore dual core da 1 GHz, un Cortex A9, l'MT6577, un peso di 155,8 grammi, 132 mm per 68 per 10 mm di spessore. Poi abbiamo nella parte frontale abbiamo una fotocamera da 3 megapixel più i sensori, il padiglione auricolare e i tasti indietro, home e opzioni. Sopra abbiamo il jack da 3,5 e il tasto di accensione e spegnimento. Il lato destro è pulito, il lato inferiore abbiamo l'ingresso per il mini USB, a destra abbiamo a sinistra, scusatemi, il bilanciere del volume e il tasto di accensione e di No, scusatemi, questo tasto serve, vedete, a bloccare la rotazione automatica. Quindi vi faccio vedere, il telefono non gira, anche se noi andiamo sempre sul browser, siamo qui. Una pagina, se questo è bloccato il telefono non gira, se questo invece è così, tac, permette di girare. È davvero particolare il fatto che questo tasto abbia, cioè sia fisico, in genere non capita quasi mai di averlo fisico, perciò mi ha tratto in inganno. Bene, detto questo, andrei avanti. Parlerei allora della parte posteriore, dove troviamo lo speaker, il flash LED e la fotocamera, che risulta essere di 8 megapixel con la possibilità di registrare video a 720p, quindi in HD. Abbiamo poi 1 giga di RAM, 4 giga di ROM espandibile con la scheda SD da 8 giga viene inclusa. E niente, abbiamo Android 4.0 all'interno. Probabilmente vediamo se è stato fatto qualche aggiornamento. La 4.0.4 troviamo all'interno. E di connettività abbiamo, vabbè, l'USB, il Bluetooth, il Wi-Fi e il GPS. E quindi, inoltre, su questo telefono è presente anche la radio FM. La batteria, e così parliamo anche della parte posteriore, è da 2100 mAh e oltre alla possibilità di inserire la micro SD, nella parte posteriore ve la faccio vedere perché è presente anche il doppio slot per l'inserimento delle due SIM, visto che questo telefono è un Android dual SIM. Bene. Quindi direi allora di andare a parlare del telefono e cosa è successo? Ho premuto per sbaglio modalità aereo, scusatemi, tolgo subito e andrei quindi, come stavo dicendo, andare a parlare di parte telefonica. Vodafone, Vodafone, ok, questo è PosteMobile, però in teoria si appoggia a Vodafone e quindi lui me la vede come Vodafone.
Mia voce. Gestione servizio clienti postmobile per i privati. La chiamata è gratuita dall'Italia, fornitore postmobile e rete fissa Telecom Italia. Vi ho fatto vedere che l'audio l'avevo messo al massimo proprio perché su questo telefono l'audio è davvero basso. Direi bassissimo. E infatti via voce è praticamente inutilizzabile. Per il resto però la ricezione è buona, non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Anche il wifi funziona in ricezione abbastanza bene. Per quanto riguarda le email, invece le classiche email funzionano abbastanza bene, direi nessun tipo di problema, tranne il classico che bisogna andare a destra e a sinistra per poter leggere su Android, ma nulla di particolare. Per quanto riguarda le impostazioni e quindi per quanto riguarda la gestione delle SIM, eccole qua, Vodafone, va bene, questa cosa è la prima imposta mobile, poi abbiamo la possibilità di scegliere chiamata vocale, videochiamata, messaggi, connessione dati e quant'altro, quindi scegliere con quale SIM utilizzare. Della memoria abbiamo già parlato, la memoria interna libera e di 700 mega più 2 giga, quindi praticamente 2 giga e 7, poi c'è la micro SD. Poi per quanto riguarda l'informazione sul telefono, quindi il versione software, l'abbiamo già parlato. Per quanto riguarda la batteria, l'abbiamo detto, è da 2100 mAh, regge abbastanza bene su questo dispositivo che comunque non ha uno schermo Full HD, non ha un processore quad-core, quindi ci porta tranquillamente fino a tarda sera. Andiamo a vedere allora il GPS, mannaggia, non so se l'ho attivato, infatti non l'ho attivato, allora un attimo riusciamo e facciamo rifare la prova del GPS, vediamo un po' il telefono come va. Ne ha già visti 13, buono, visto che ho praticamente attaccato adesso il GPS e l'applicazione, però vediamo se riesce non solo a vederli ma anche ad agganciarci. Direi che riesce solamente a vederli, ma per ora non ad agganciarsi. Devo dire che altre volte era stato un pochino più scattante il dispositivo, ci ha messo un pochino ad agganciarsi, ma in genere dopo 30 secondi più o meno ha visto sì, questi satelliti, ma ci si era già agganciato. Invece questa volta no. Comunque, il GPS funziona benino, non è proprio scattantissimo, però. Non è neanche così pigro. Bene, direi allora di passare al reparto fotografico. Eccoci qua. Prendiamo la nostra classico soggetto. C'è la possibilità di fare HDR, flash, scena, luce automatica e poi registrare località, esposizione, autoscatto, nitidezza, tonalità, luminosità, contrasto, dimensione delle foto, ISO, antisfarfallio e quant'altro. Andiamo quindi a mettere a fuoco e realizziamo la nostra foto. Ecco qua. Ok, forse il flash in questo caso è inutile, lo togliamo e andiamo a rifare la foto. Ecco qua. Andiamo a vederla, però l'abbiamo scattato. Tolto il fatto che ci abbiamo quella parte che quando facciamo la foto, mezza parte occupata dalla possibilità di scattare, quindi dall'impostazione della fotocamera, le foto che vengono realizzate, devo dire, sono di buon livello, nulla da sindacare di particolare, le foto vengono bene. Queste sono foto scattate all'aperto, un pochino di rumore video, sì, è vero, quando andiamo a zoomare, ma per un telefono con queste caratteristiche direi che è più che accettabile, le foto sono davvero di buon livello, diciamolo con molta franchezza. La fotocamera da 8 megapixel funziona direi abbastanza bene. Questo è un video che è stato realizzato con questo dispositivo. Quest'oggi, nonostante la pioggia, siamo qui con il nostro Stonex Ultra a realizzare questo video Ah per no, voi, scusatemi, mi come si sono comporta sbagliato. il dispositivo. Ok, scusatemi, mi sono sbagliato. Questo è il video che ho realizzato con lo Stonex Ultra. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere invece quello
che ho realizzato non con lo Stonex Ultra, ma con lo Stonex SITXS. Scusate, ho fatto un pochino di confusione. Eccoci. Allora, queste erano le foto realizzate, ok, le abbiamo già viste qualcuna, ma ne vediamo altre, realizzate con lo Stonex SITXS, che realizza, come dicevo prima, delle foto interessanti, magari con un pochino però di rumore nelle foto, specie quando vado a zoomare e i dettagli cominciano a perdere definizione. Questo invece è il video realizzato con lo Ciao Stone ragazzi, STXS. quest'oggi siamo qui con lo Stonex STXS, stiamo realizzando un video per vedere come funziona il telefono, come realizza al meglio questi video e stiamo provando anche lo zoom per vedere quanto sgrana nella massima. Ok, direi che lo zoom non è male, anche il video viene abbastanza bene, certo non siamo a livelli eccelsi, ma ci possiamo direi più che accontentare. Togliamo il nostro soggetto, andiamo a vedere qualche video di test e vi dico già che l'unico video che viene riprodotto è solo il 400, il 720. Quindi Full HD non vengono riprodotti, né gli MKV né gli FLV. Un pochino di ritardo nel seguirci per il dispositivo, ma alla fine ci ha seguito e quindi viene visto abbastanza bene. Già che ci siamo, allora direi di andare, eccoci, a vedere. Vabbè, il 480p naturalmente, eccolo qui, vengono visti, ma naturalmente vengono visti i 720, quindi verrà visto anche quello. Giusto per vedere qualche foto, per vedere anche un po' com'è il display. Il display non è sicuramente uno dei più eccezionali che abbia mai visto, ma devo dire che la gestione dei colori non è male, anche questo sfondo bianco, scritta nera è ben contrastato, quindi direi che ecco qui un'altra foto. Questo display, pur non avendo delle eccellenze particolari, si comporta tutto sommato abbastanza bene. Ok, quindi a questo punto andiamo a sentirci un pochino di musica. Vediamo di trovare la musica, eccola. Ok, eccoci qua. L'audio che risulta essere particolarmente basso quando siamo in chiamata, invece risulta essere, devo dire, abbastanza alto quando invece andiamo ad utilizzare, le canzoni e quindi la musica, quindi buono l'audio. Bene, detto questo, allora farei un ultimo discorso riguardante il browser. Quindi andrei per esempio su TheVerge.com. Ok, apre come sempre la versione mobile, ma noi diciamo di aprire quella in full site perché vogliamo vedere come funge il telefono quando messo sotto stress. Già nella versione mobile, però, cominciamo a vedere che c'è un lieve ritardo nell'apertura del sito. Ora, non so se magari ha avuto qualche problema di comunicazione con il wifi, perché mi sembra strano tutto questo tempo. Proviamo allora a dirgli subito di richiedere il sito desktop, vediamo se ce lo ricarica. Niente, non vuole saperne di aprire The Verge né in versione mobile né in versione normale. Forse ora ce l'ha fatta. Vediamo un po'. Sì, beh, allora diciamo che il browser sicuramente, ecco, vedete come ha qualche problemino, come vado a fare lo zoom e quant'altro. Il browser sicuramente non è dei migliori, ha qualche problemino. Ecco, ora che magari si è caricato mi permette di gestire un po' meglio la situazione, però sicuramente non siamo in presenza di uno dei migliori browser che abbia mai visto su un telefono. Quindi il browser è, come dire, così, così. Ok, allora a questo punto direi di chiudere la nostra recensione andando appunto a vedere come funziona Asphalt. Andiamo a prendere quindi Asphalt 7, proviamo a giocare e vediamo un po' come il dispositivo si comporta. Purtroppo, come potete vedere, io ho scaricato il gioco,
Ma si vede che per qualche motivo il dispositivo mi dice che il gioco non è stato scaricato. E allora mi sembra strano, visto che l'avevo scaricato e ci ho anche giocato. Forse ho cambiato la SD e quindi mi dà problemi di questo. Mi sembra strano, visto che io il gioco l'avevo installato sulla memoria interna del telefono. Vabbè, detto questo, se è stato qualche problema, avrò fatto qualche casino io, non è questo. Ora il problema è, vabbè, non possiamo aspettare sicuramente che scarichi 1 giga il telefono, farò un piccolo focus da aggiungere poi a fine del video della recensione. Quindi, cosa dire su questo dispositivo? Lasciamo da parte il gioco che ne parleremo dopo, per il resto il dispositivo è direi un buon DualSIM, ma nulla di più, ma non nulla di più perché non sia un buon telefono, ma perché secondo me è un pochino superato ad oggi. È un telefono uscito comunque ormai da un po' di tempo e ha un form factor un pochino troppo spesso, un pochino troppo giocattoloso e un dual core che forse spinge anche un po' pochino, specie per quanto riguarda il browser. Sicuramente ora lo si potrà trovare a un prezzo sicuramente interessante. Spero che il telefono venga aggiornato almeno alla prima versione di Jelly Bean. E detto questo, quindi vi saluto, amici di Android Blog e anche gli altri amici di agemobile.com, come sempre, e vi lascio all'ultima parte che riguarderà la prova, il test di Asphalt 7. Ciao! Bene, ciao ragazzi, come vi dovevo, eccomi con lo StoneX STS e siamo qui, STXS, e siamo qui con l'Asphalt 7. È arrivato, quindi direi di giocare subito. Ok. Perfetto, gara. Ok, il gioco sembra funzionare abbastanza bene per ora, vediamo un po' come va quando siamo in corsa. Ok, come potete vedere il gioco presenta degli importanti rallentamenti, direi che risulta essere quasi quasi ingiocabile, visto che no. Direi che sono gravi problemi per quanto riguarda la grafica con questo dispositivo. Il telefono ha seri problemi nel gioco. Direi quindi che Asphalt 7 su questo dispositivo, benché parta, sinceramente, non mi sembra sia possibile giocarci. Bene, l'ultimo appunto da fare per quanto riguarda lo StoneX STXS è tutto. Un saluto agli amici di Android Blog e Age Mobile, alla prossima, ciao!